Quest'anno l'edizione si compone di 4 giornate invece che di 2, l'abbiamo aumentate sia per fare onore, per festeggiare anche noi Pesaro come capitale della cultura italiana, ma anche perché la Swarovski Optic, quest'anno che compie 75 anni dalla sua fondazione, ha lanciato 2 prodotti estremamente innovativi. Uno chiamato My Junior, pensato per i più giovani. E quindi giovedì e venerdì porteremo delle scolaresche al Piazza del Mirafiore in un'escursione molto divertente con delle guide professioniste, ovviamente per fargli provare questo prodotto molto maneggevole, divertente, pensato anche per loro. Abbiamo creato un'edizione veramente diversa. Un venerdì in cui ci sarà una conferenza qui in Piazza del Popolo con i maggiori esperti di direttori di parchi piuttosto che esperti di natura, per parlare di come i parchi possono anche diventare delle opportunità economiche di fare turismo durante tutto l'anno, perché il parco non soffre di stagionalità come magari può soffrirne il mare. Quindi sabato e domenica ci ritroviamo invece al Parco del San Bartolo su a Fiorenzuola, da cui partiranno tantissime escursioni guidate con altri guide professioniste che utilizzeranno i nostri binocoli. Questo nuovo binocolo, nuovo, innovativo, questa fortissima innovazione che c'è nel mondo dell'osservazione. È un'occasione fortissima che ovviamente ne parleranno gli esperti, non io pratico sostenibilità tutti i giorni, però ovviamente non ho titolo per parlarne come i direttori di parchi, come gli altri ospiti che arricchiranno veramente un dialogo molto interessante, come abbiamo fatto tutti gli anni, e questa è la terza edizione di Benature che facciamo a Pesaro. Abbiamo sempre portato questi temi che appassionano veramente tutti, indipendentemente dal fatto che poi effettivamente vadano in mezzo alla natura oppure no.